sono cambiate nel tempo, perché un tempo veramente la vita di un uomo valeva meno che zero. È Ecco, quindi vero, è vero, è adesso vero. almeno siamo garantiti in qualche modo tra le tante cose, ma soprattutto, ecco, abbiamo anche la possibilità e la capacità di guardare all'arte come qualcosa che ci può veramente sollevare. A proposito di arte, adesso faremo quattro chiacchiere con uno che è espressione di arte, in arte musicale in questo caso, ed è un grandissimo compositore, autore, arrangiatore. Anche percussionista da tantissimi anni dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, ed è con noi Giuseppe Mazzamuto. Ciao Giuseppe! Ciao a tutti! Benvenuto! Ciao, benvenuto, Ciao! ciao Giuseppe, che Felice di piacere! essere con voi! Ma guarda, è un piacerissimo, tra l'altro non ci si vede da un sacco di tempo, troppo Eh secondo sì, eh me, sì. eh? Troppo, troppo, troppo. Come È vero. stai? Ma alla fine è bene. Diciamo che mi reputo fortunato, insieme a tutti quelli che appunto hanno beccato il Covid, penso che siamo veramente fortunati. Lo penso anch'io, lo penso anch'io. Oggigiorno dire sto bene è già un grandissimo risultato. Allora, dicevo prima, compositore, arrangiatore, posso dire alcune cosette che tu hai fatto, giusto per inquadrare il Sì. personaggio? Perché tanto so, conoscendoti, che tu non lo diresti mai. Bravo. E quindi lo faccio io, dai, lo faccio io. Allora, un po' di collaborazioni. Intanto sei percussionista dell'Orchestra Sinfonica Siciliana dal 98, ben 23 Sì, anni ormai. Caspita, complimenti. Allora, un po' di collaborazioni. Hai collaborato con Claudio Baglioni, Mango, Ute Lemper, Luis Bacalov, Sting, Mike Stern, Sarah J. Morris, Eli Lo Storietese, Stefano Bollani, Nicola Piovani, per il cinema con Sergio Castellitto, con Luca Zingaretti, con Leo Gullotta. No, quanto devo andare avanti così? Non lo so, ogni tanto pure io quando poi invio, diciamo, curriculum mi rendo conto di aver fatto, insomma, belle cose, Ma ma quanti non anni ci hai tu? credo in realtà. 128? Quanti anni hai, Giuseppe? Ora sono 44. Mamma mia, ma hai cominciato a 3 anni a fare collaborazioni, perché altrimenti non si spiega, cioè è una roba. Vabbè, però non ti sei mai fermato, e la cosa bella è questa, cioè al di là di tutto hai fatto tante cose, è andata da Amici di Maria De Filippi, e in quell'occasione, credo, ti è capitato di conoscere, di incontrare un grande musicista, fondatore dei Dirotta su Cuba. Sì, Dirotta su Cuba, che peraltro, diciamo, io adoravo da sempre, quindi quando sono stato lì da Maria De Filippi, perché appunto suonavo per uno stage che faceva Elena Damario, lì praticamente dietro le quinte ho incontrato Stefano, quindi insomma mi sono presentato perché lui aveva sentito un po' la nostra registrazione e da lì in pratica siamo rimasti in contatto, mi ha detto: ah, se fai qualcosa, insomma, mandami qualcosa. All'epoca gli mandai il disco che stavo ancora per finire. Sì. Dopo lui mi ha ricontattato, mi ha detto: ma guarda che è pazzesco sto disco, ma tu suoni il vibrafono in maniera incredibile. E da lì mi ha detto: ma ti piacerebbe fare qualche collaborazione con me, insomma. Io ho detto: Stefano, sarebbe un onore. E da lì è iniziato tutto. Da lì è iniziato tutto. Un'altra collaborazione. Tra l'altro, Sì. l'album qual era? Meloditerranea. Mediterranean, che sei venuto qua a presentare, lo ricordo benissimo. Ormai quanti anni fa? 2, credo. 2 anni fa, ok. E io pensavo questo, quando alle volte vado a scomodare un detto di Vinicius de Moraes, che ormai è diventato un mantra per me, lo cito spessissimo, che la vita è l'arte dell'incontro, perché gli incontri ti cambiano la vita ed è stato così spesso nella tua carriera, lo è per ognuno di noi. E in questo caso ti ha aperto le porte ad una nuova collaborazione con un progetto molto ambizioso e anche molto attuale. Sì, Music for Love volume 1, devo dire che è uno degli album più incredibili ai quali io abbia mai collaborato, per vari motivi. In realtà, appunto, quando Stefano mi chiamò per registrare questa prima traccia, come vibrafonista, che praticamente è Habanera, diciamo tratto proprio Dalla dalla Carmen di Carmen, Bizet. sì. Esatto. Mi diceva: guarda, per farti capire, il disco un po' sarà questo, cioè sarà comunque un disco che abbatterà i muri dei generi musicali, sarà un ponte, diciamo, che legherà 30 artisti da tutto il mondo. Quando l'ho sentita io sono impazzito, perché comunque era un arrangiamento pazzesco, incredibile. Poi avrete anche l'opportunità, insomma, di sentirlo. Sì, tra poco lo sentiremo.
E lì quando insomma ho registrato, ho detto guarda che ci sarà pure questa mezzosoprano, bravissima, questa mezzosoprano russa, Anastasia Boldireva. E insomma, quando ho sentito la registrazione, dove poi ho registrato, sono letteralmente impazzito. Penso che sia un brano geniale dentro un disco geniale che è appunto curato con Stefano De Donato, proprio dal punto di vista della direzione artistica, del mixaggio. Insomma, ha fatto un lavoro secondo me incredibile, Stefano. Senti, la cosa che mi ha colpito sempre di te è l'assoluta trasversalità. Cioè, tu hai una formazione classica invidiabile, ma hai sempre avuto la voglia anche di contaminazione, cioè di metterti a confronto e di collaborare con artisti anche di estrazione musicale totalmente diversa dalla tua. E questo è comunque sempre, secondo me, un arricchimento enorme. Sì, penso che dipenda proprio dal mio modo d'essere, nel senso che io non sono per niente un classista, non sono per niente uno che vede le differenze tra le persone, diciamo, dal punto di vista sociale, di religione, e quindi questo mio modo di affrontare, diciamo, la vita lo riporto sicuramente anche nell'aspetto musicale. Cioè, io non riesco a vedere i generi musicali, cioè, non per me c'è, come ti dicevo e ti dico sempre, musica bella e musica brutta, così come le persone. Cioè, anche non perché è comunque... spesso è difficilissimo etichettare la musica, oltre che, insomma, fastidioso a mio avviso, no? Sì, cioè il genere musicale non è mai così netto, cioè uno non può mai dire io faccio pop, io faccio rock, io faccio musica sinfonica e basta, no? Perché poi ci sono esempi di contaminazioni enormi, grandiosi, illustrissimi, per cui tutto questo decade subito, insomma, si frantuma facilmente come concetto. E Music for Love penso che proprio rappresenti appieno questo tipo di ragionamento, sia perché appunto è fatto di tante contaminazioni, e poi anche per il fatto che comunque è stato suonato da 30 artisti di tutto il mondo, quindi ognuno ha portato la sua. Peraltro in periodo di pandemia, con tutte le difficoltà ognuno collegato da casa propria, degli studi propri, insomma tutti a distanza l'uno dall'altro, no? E da un lato ti devo dire che questa forse è l'aspetto positivo, diciamo, della pandemia. Sì, è perché, vero. Perché comunque da quando è partita tutta questa tragedia, perché comunque è una tragedia, io ho lavorato molto molto di più dal punto di vista delle collaborazioni, perché per fortuna appunto sono qua, questo è il mio studio, io da qui praticamente registro tutto, vibrafono, arrangiamenti e mando, diciamo, in varie parti del mondo, quindi che bella che questa cosa. Senti, questo Music for Love con tanto di volume 1 lascia intravedere che ci possa essere un seguito, no? Sicuramente ci sarà un volume 2. Sicuramente ci sarà un volume 2. Volevo citare un po' chi ha collaborato a tutto questo progetto, insomma, chi è stato coinvolto, sono veramente tanti. Vabbè, Stefano De Donato, che è il bassista e fondatore di Dirotta su Cuba in primis, come hai detto tu. Nel video che vedremo adesso nella canzone, ve ne renderete conto, c'è Simonetta Bencini dei Dirotta su Cuba, c'è Mietta, c'è Silvia Mezzogiorno, c'è Mario Rosini, che è una voce fantastica, c'è Fabrizio Bosso, che è un altro tuo illustrissimo collega, insomma, che suona la tromba come pochi al mondo. Peraltro uno dei brani sempre diciamo di questo disco, dove ho appunto fatto l'arrangiamento invece per orchestra, che sì, è Dreaming Miles, lì quando è stata una grandissima, diciamo, scommessa, insomma, anche quella penso che sia stato uno dei lavori d'arrangiamento più belli che abbia mai fatto nella mia vita. E anche lì c'è Fabrizio Bosso, no? Sì, lì ha suonato Fabrizio, insomma, ha fatto delle cose stupende insieme a Stefano. Bellissimo. E poi coinvolti anche i figli di Bob Marley. Yes. Ciliegina sulla torta, insomma. Che sì, meraviglia. Questo devo dire, una cosa pure stupenda. Che meraviglia. Devo dire grazie a chi ha ideato tutto questo, che è Franco Rannucci, che dico sempre che è un sognatore, però che riesce a trasformare i sogni in realtà. Lui ha avuto appunto quest'idea di creare appunto questo album che coinvolgesse tutti e che comunque avesse appunto, al di là di tutto, perché questa è la cosa forse al di là di tutto più importante, che tutti i proventi comunque vanno, esatto, in beneficenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Quindi in realtà praticamente questo disco, diciamo, i proventi vanno alla Ghetto Youth Foundation, che sono comunque proprio quelli dei figli di Bob Marley. Ok, perfetto. Allora, ascoltiamo subito un brano
che è estratto proprio dai Music for Love volume 1, con tutti gli artisti che vi citavo prima e con uno straordinario Giuseppe Mazzamuto al vibrafono, che è sempre un piacere per il cuore e per l'anima. Giuseppe, mi fa tanto tanto piacere averti avuto qua e speriamo di vederci presto, speriamo che tu possa tornare qua in studio prestissimo, va bene? Grazie. Grazie a te Giuseppe, grazie di cuore. Tutti. Grazie, un abbraccio. Ciao, e buona ragazzi. Musica. Eccolo qua. Grazie.
Beh, contatto di Assolo di Giuseppe Mazzamuto, che avete sentito la vibrafono in questa Music for Love con tanti grandi artisti, un esercizio proprio musicale di contaminazione straordinaria. Proprio così, una vera rivoluzione, quella che è stata The Power of the Day, Frankie Goziolo in chiave veramente funky, soul, bella, molto bella. Sempre qui a Radio Time, adesso una breve pausa, ma noi ritorniamo tra pochissimo, restate con noi.